inizia ora l'incontro tra Sporting Roma e Blinders. Sporting Roma in maglia blu, Blinders in maglia rossa. Pallone centrale, quindi di facile da intercettare per il portiere dello Sporting Roma. Qui Blinders che vanno in vantaggio, c'è la rete, 1-0 per i Blinders. Dei Blinders incaricato di far ripartire il gioco, questa volta lancio che quasi raso terra, che però non trova alcun compagno, ma per fortuna dei Blinders c'è una rimessa laterale. Qui numero 5 che scambia con un compagno e c'è la seconda rete dei Blinders, che si portano quindi sul 2-0. E se non ho visto male c'è stata anche un'ammonizione, questa volta ammonito il numero 20 probabilmente. Numero 20, qui buona punizione battuta dal numero 9 dello Sporting Roma. Calcio d'angolo per lo Sporting Roma, battuto corto sul primo palo, qui pallone che finisce, viene spazzato in fallo laterale, ma non c'è tempo per batterlo, finisce il primo parziale, punteggio di 2-0 in favore dei Blinders. Inizia il secondo tempo di gioco, punteggio di 2-0 in favore dei Blinders contro lo Sporting Roma. Ha battuto il fallo laterale per lo Sporting Roma, qui numero 16 che si trova davanti al portiere, il gol, c'è la rete del 2-1, ha segnato lo Sporting Roma, ha dimezzato lo svantaggio, cambia il risultato, dunque 2-1 per i Blinders, accorcia le distanze lo Sporting Roma. Messa però ora parte del portiere dello Sporting Roma. Luca! Altro tiro, traversa piena colta dal capitano dello Sporting Roma. Calcio di punizione per lo Sporting Roma da posizione interessante in seguito ad un fallo di mano dei Blinders, battuto il calcio di punizione, colpita la barriera, ancora il tiro e parata del portiere dei Blinders che salva il risultato. Calcio di punizione per lo Sporting Roma e c'è il gol, pareggio dello Sporting Roma sugli sviluppi di un calcio di punizione, se non vedo male ha segnato il numero 18 di testa e dunque 2-2. Altro calcio d'angolo battuto subito e c'è il gol, rete dei Blinders, completata la rimonta da 2-0 a 3-2.
scusate, Sporting Roma in vantaggio. Siamo nell'ultimo minuto di gioco e quindi Blinders che lanciano il pallone in avanti. Ora però in mezzo al campo si lotta, qui numero 16 dello Sporting Roma che avanza e scambia con un compagno. E c'è il gol, gol del 4-2 del numero 16 dello Sporting Roma, che chiude di fatto i conti. Corre verso il pallone, viene abbattuto però e viene fischiato un fallo. Qui partita che sembra non voler finire mai, qui c'è anche un mezzo accenno di discussioni. L'arbitro ora però fischia definitivamente, quindi Sporting Roma vince per 4-2 contro i Blinders.